90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Se ci dobbiamo ribellare, poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sei anche a camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 È il solo mafioso, uno dei tanti del nostro paese. Mio padre, la mia famiglia, il mio paese. Io voglio fottermene, io voglio scrivere che la mafia non taglia di freccia. Io voglio andare. Non uccidiamoli, vi prego, non uccidiamoli una seconda volta. Sono le parole forti, sofferte e sincere, gridate ieri nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Sono le parole che i familiari ieri hanno gridato col loro volto, la loro storia, la loro fatica, la loro speranza. Non uccidiamoli una seconda volta. Eh sì, non uccidiamoli con il silenzio, con la delega, con la rassegnazione, con l'indifferenza.